È risaputo che sul web purtroppo ci sono delle persone scorrette, nessuno vuole medaglie o quant'altro, ma visto che comunque noi venivamo offesi a suo tempo quando raccontavamo quello che a partire dal New York Times prima della finale di Champions ha scritto a quello sta venendo fuori oggi, se permetti, andare lì a fare il brillante e dire vi spiego io come funziona Octree, anche no, anche perché caro Divix, io no, a me non mi piace fare dissing, soprattutto a te, ma è inutile poi tu mi venga a chiedere di fare una live perché la gente pensava e tu ce l'avessi gli esonerati quando poi fai queste cazzate, caro Davide. Quindi, guarda, te lo dico via video perché via telefono potrei anche magari dire qualche cosa che non vorrei dire. Quindi preferisco mantenermi e ditele qui queste cose qua. Bastava saperlo, sicuramente... comportamento secondo me assurdo, anche perché te non sai con chi hai a che fare, capito? E poi a quanto pare qualcuno dopo il tuo video, caro Divix, non ha capito bene, perché mi stanno scrivendo in tanti, anch'io la penso come Divix, non hanno capito bene che il prezzo dell'Inter è comprensivo di debiti, spiegaglielo ai tuoi utenti, perché 1,2 miliardi per esempio comprende i debiti. Poi, caro Divix, visto che riprendo un messaggio sempre dei tuoi utenti che mi hanno scritto, qualcuno ancora non ha capito, ciao Giuse, ok, che la risposta è molto semplice a quello che mi chiedono molti tuoi utenti, si vede non gliel'hai spiegato bene, che anche qualora comprassero l'Inter attraverso Octree, che è un fondo di stress, questo lo sappiamo, lo farebbero dopo maggio 2024. Poi cosa hanno scritto? Altrimenti la potrebbero comprare prima e sanare il debito con Octree per liberare le azioni. Spiegaglielo, Divix, liberare le azioni d'appegno per essere poi allineate da terzi. Quindi alla fine cambia poco perché la società, le società si comprano, spiegaglielo, Divix, con debiti e crediti. Spiegalo ai tuoi utenti perché secondo me gli hai confuso le idee. Quindi Octree o non Octree, sempre 1,3 miliardi, di 1,3 miliardi, 1,2 miliardi, quello che è, si parla, anche perché ormai l'asset dell'Inter, compresa la Pinetina, è raddoppiato dai debiti. I debiti raddoppiano il valore dell'Inter. Questo spiegagli anche quest'altro, visto che vuoi fare quello che porta le innovazioni su YouTube. Però non mi venire più a rompere i coglioni, Divix, di fare live, Giuse, spieghiamo, io non ce l'avevo con te, perché ora mi hai rotto i coglioni, Divix. Te lo dico sinceramente, sia te... che quell'altro lì che d'estate squaglia il cuscinotto chiuso a chiave. Quindi io stima per te, ti ho invitato sul canale, però chiudiamola qui, te vai a destra e io vado a sinistra, caro Davide. L'Inter molla Camada, Giuse, ma come fai a dire fisicamente non è messo bene, 1,84 m, che vuol dire? Io sono 1,85 m ma non peso 74 kg come Camada, cosa vuol dire essere 1,84 m? Puoi essere 1,84 m e ritrovarti a Malpensa se tira vento, cosa vuol dire? Io intendevo dire che Camada è un giocatore gracile, è un giocatore che non ha forza fisica, che non ha resistenza, anche perché il signor Camada, che qualcuno di voi lo ha dipinto come un fuoriclasse, ad oggi, ad agosto, è senza squadra e anche l'Inter gli ha detto no, grazie. Quindi, se poi vogliamo parlare dei numeri, ragazzi, Camada in Bundesliga, 120 presenze da trequartista, non da difensore centrale, 120 presenze e 20 gol. Quindi, di cosa stiamo ragionando?
questi sono numeri di uno a cui dare 5-6 milioni all'anno, ma anche no. Infatti anche l'Inter che ha detto no, dopo il Milan, dopo la Lazio, anche l'Inter, no grazie, i giapponesi non ci interessa, e meno male, perché dei giapponesi ce l'abbiamo fino a sopra. Stamattina c'è un articolo, guarda, voglio leggere i giornali anche io, lo leggono tutti, fallo leggere anche a me una volta ogni tanto. C'è chi chiede soldi per dire le cazzate, io leggo il giornale. Padovan dice Zhang, il tempo è scaduto, ormai fa capire che Zhang è alla frutta e secondo lui virtualmente l'Inter è già di Oakley. Sì, diciamo di sì, perché tanto lui ormai non ha più modo né di rifinanziare le garanzie finanziarie, non le ha. I 386 milioni da ridare a Oakley non ce l'hanno, non ha modo di prendere soldi dalla Cina, la Cina ha chiuso i rubinetti, quindi Zhang è alla fine, punto. Zhang, il suo periodo all'Inter lo ha finito, c'è una forbice di tempo tra cui lui non si può più muovere, quindi sicuramente prima di maggio 2024 va fuori, io mi auguro che vada fuori molto prima di maggio, magari domattina ci arriva una bella notizia, magari a ottobre, magari a novembre, vediamo, perché la data precisa non la sa nessuno. Sabatini, Sandro Sabatini, fiorentino come me, che ho avuto il piacere di conoscere, dice: ma com'è possibile che i tifosi dell'Inter che rompevano i coglioni a Moratti, a Pellegrini, ai cinesi non gli diano nulla? Non lo so, Sandro. Non lo so, caro Sandro, perché a Zhang non gli diano nulla. Non lo so. Non lo so. Io l'ho esposta più volte questa situazione assurda dove io non dico di aspettarlo sotto casa, il presidente dell'Inter. Ma nessuno gli dice nulla, sembra quasi immune. Questo presidente sembra immune dalle reti, è una roba vergognosa. Nessuno gli dice nulla. A Moratti rompevano i coglioni anche se parcheggiava male la macchina, se il suo autista gli parcheggiava la macchina male sotto i suoi uffici. A Zhang non gli dice nulla, nessuno. È come se fossero stati tutti imbambolati. Non si capisce perché. Non si capisce perché sono stati srotolati due lenzuoli da un ponte, messe le magliette lì davanti alla sede, però in una situazione vergognosa, soprattutto per danno d'immagine che sta subendo l'Inter, nessuno gli dice nulla. Non lo so, Sandro. Non lo so perché, forse perché fa caldo e ne so, la gente gli fa fatica a stare lì sotto la sede. Non lo so. Non lo so. Quindi qualcuno ancora non ha capito che il prezzo è comprensivo di debiti, 1,2 miliardi per esempio, ci sono i debiti dentro. L'asset dell'Inter vale sui 600 milioni, i debiti raddoppiano il valore della società. Poi, come ti disse quel cialtrone lì richiuso nel cuscinetto, l'Inter Zhang è talmente ricco che regala l'Inter a Oaktree e con questa perla la chiudiamo. Perché poi c'è Turkish Airlines, c'è la pioggia di milioni dalla Champions. Dov'è la pioggia di milioni dalla Champions che ti hanno venduto con l'abbonamento? Il rinnovo a Skriniar con la Champions, dov'è? Siamo sempre lì. Quel cialtrone ti dice quell'altro lì, quell'altro sgangherato che compra gli iscritti e ti dice che Oaktree è un prestito personale di Zhang. Ma vi rendete conto che gente c'è a giro? Ma richiudeteli, Dio buono. Richiudeteli e dategli una mano a questi ragazzi. Sommer, accordo verbale. Sommer, fatta. Quando arriva questo portiere? Quando arriva, arriverà fra una, scommette che arriva fra 7-10 giorni, arriverà a fine tournée, quindi noi saremo, vedrai, a 10 giorni dall'inizio del campionato e ancora non ci sarà il portiere. L'accordo fatta, dov'è il portiere? Dov'è? Dov'è questo portiere? L'accordo, i centravanti, dov'è? Sale il nome di Scamacca, dov'è i centravanti? Siamo alla frutta, lo capisci e fra 20 giorni comincia il campionato. Oddio, Sommer è fatta. Ok, dov'è? Dov'è? Sommer è ancora il Bayern Monaco. Io fino a che non lo vedo allenarsi, Sommer non c'è. Vogliamo dire che l'Inter ha un portiere virtuale? Diciamolo. Sesto centrocampista, occhio all'altro Stankovic, io te lo dico. Perché anche quell'altro ragazzo è forte. Anche l'altro Stankovic è forte. Io te l'avevo detto, il portierino era bravo. Ma ti dico, e anche l'altro Stankovic è bravo. Tienilo come sesto centrocampista. Tanto non hai una lira, stai vendendo. Finalmente ti togli dai coglioni. Teniamo Stankovic sesto centrocampista. Ciao, Inter.